Giulietto Chiesa per PandoraTV.it. Faccio un veloce commento perché ho l'impressione che la situazione internazionale stia improvvisamente virando verso il peggio. Prima notizia immediata di poche ore fa: Rex Tillerson, il segretario di Stato americano, è stato licenziato con un tweet brusco da parte del presidente Donald Trump. Si trattava di un peso massimo dell'attuale amministrazione, il ministro degli esteri della prima potenza mondiale, quindi non scherziamo. È stato sostituito immediatamente con la nomina di un super falco, Mike Pompeo, che fino a poche ore fa guidava la CIA. Al posto di Pompeo alla CIA va la sua vice, Gina Haspil, che è un record a suo modo perché è la prima donna che guida un'agenzia di spionaggio di queste proporzioni, di queste dimensioni. Ma questo non è il momento di analizzare le quote rosa. Il problema è che la sostituzione alla testa della politica estera americana significa che qualcosa di grave sta accadendo a Washington, cioè la lotta politica a Washington continua a essere estremamente tesa, ravvicinata e ci sono quindi seri motivi per avere paura di quello che sta accadendo proprio nella capitale più importante del mondo. Questo è il dato, come dire, che colpisce subito e che va messo in relazione ai rapporti con la Russia. Perché? Ma perché contemporaneamente, quasi contemporaneamente, a Londra è accaduto un evento che sta provocando uno sconvolgimento delle relazioni internazionali nel suo complesso, cioè un tentativo di assassinio, pare non andato in porto, di un ex agente russo. Da tempo, 13 anni fa, residente in Gran Bretagna, che era stato scambiato con agenti britannici che agivano in Russia. Quindi era stato uno scambio, quindi un vecchio agente che non pare svolgesse grandi funzioni, che se aveva delle cose da raccontare le ha già raccontate tutte all'MI6 britannico, che improvvisamente diventa il centro dell'attenzione perché qualcuno ha deciso di ucciderlo, pare non riuscendoci. Ma la situazione è tale che questo caso è diventato un caso improvvisamente di prima grandezza, perché nello spazio di pochi giorni le autorità britanniche hanno accusato la Russia, Putin direttamente, di essere all'origine di questo assassinio. Accusato non vuol dire dimostrato, non vuol dire hanno dato elementi. Poco fa ho ascoltato il ministro degli esteri Lavrov che dice che la Russia ha reagito immediatamente chiedendo spiegazioni, semplicemente. Tra l'altro, una cittadina russa, tuttora russa, a differenza di suo padre, era con suo padre, appunto Sergei Skripal, ed è stata anche lei colpita da questo attentato al gas, pare che sia un attentato al gas Sarin. E a queste richieste non è stata data risposta, anzi è venuto ieri, addirittura ieri, un ultimatum del capo del governo britannico, Theresa May, che ha chiesto alla Russia di rispondere entro 24 ore senza aver fornito nessun capo d'accusa alla Russia. Quindi siamo di fronte a una, a mio giudizio, evidente provocazione perché tutto questo avviene nella settimana che precede il voto presidenziale di Putin e quindi ovviamente è destinata ad avere una enorme risonanza. Theresa May ha già annunciato che in caso non arrivino risposte adeguate da parte della Russia, potrà entrare in campo una serie di ripercussioni, poiché, pensate, la Gran Bretagna ritiene che questo tentativo di assassinio, poiché lo attribuisce senza avere dichiarato alcuna prova alla responsabilità russa, come un attacco della Russia nei confronti della Gran Bretagna.
attacco della Russia nei confronti dei cittadini della Gran Bretagna. Siamo a un livello di gravità assoluto, difficile prevedere quali saranno le mosse, una delle quali però, guarda caso, è l'annuncio che la Gran Bretagna potrebbe decidere di boicottare i prossimi mondiali di calcio che si devono tenere in Russia. Ma fosse soltanto questo, saremmo nell'ambito del vaudeville a cui siamo ormai abituati da un anno a questa parte, di notizie tutte fake che vengono costruite dai sistemi di informazione occidentali. Il problema vero è che i commentatori russi oggi lo dicono da tutte le catene televisive russe. La questione viene messa in rapporto all'eventualità, e qui torniamo al licenziamento di Tillerson, così brusco e immediato, potrebbe essere collegata a una prossima, molto prossima, operazione militare americana, britannica, francese, israeliana su Damasco. Potremmo essere cioè alla vigilia di un attacco militare americano occidentale contro il regime di Bashar al-Assad, con il tentativo di uccidere direttamente il presidente e di bombardare la capitale di uno stato sovrano. Questo sarebbe una svolta assolutamente drammatica, chiunque ci rifletta un istante lo capirà. Tra l'altro, come alcuni osservatori russi rilevano questa mattina, potrebbe essere in qualche modo collegato anche con il discorso che Putin ha fatto recentemente, cioè 10 giorni fa circa, all'Assemblea federale russa, dove Putin, annunciando che la Russia ha ormai messo in funzione nuove armi, radicalmente nuove, di tipo strategico, Putin disse: noi abbiamo già in funzione nuove armi che sono in grado di colpire in ogni parte del mondo un nemico che esercitasse una qualche forma di attacco nei confronti della Russia, ma anche dei suoi più vicini alleati. Noi abbiamo già commentato dicendo che questa frase poteva significare che la Russia è pronta a reagire anche in caso di attacco contro la Cina. Ma qui c'è una questione molto più vicina, sia geograficamente che politicamente. Poteva significare Putin che è in corso la preparazione di un attacco contro la Siria. E allora a questo punto si misurerà velocemente se questa dell'attentato contro un oscuro ex agente russo comporta l'avvio di un'operazione militare di più grande respiro, su cui la Russia si trova a dover rispondere in termini immediati. Mi auguro naturalmente che non succeda tutto questo, ma i segnali sono questi, e per questa ragione ho deciso di condividere le preoccupazioni nostre con voi. Tra l'altro, in Italia c'è una crisi di governo che però non impedisce ai due maggiori pretendenti a pigliare il governo e a dirigere il governo del paese, cioè a Di Maio, che guida il Movimento 5 Stelle, e a Salvini, che guida in questo momento la coalizione di destra, di farci sapere che cosa pensano. Sarà molto importante che noi sappiamo che cosa pensano e l'uno e l'altro di quello che sta accadendo, anche perché non credo che avremo il tempo di aspettare la risoluzione della crisi di governo in Italia. Credo che si debba decidere fin d'ora di pronunciarsi, e io credo che la pronuncia più ragionevole sia quella di dire che l'Italia è contro ogni e qualsiasi operazione militare in Siria che aggraverebbe ulteriormente la situazione. Questo è il suggerimento che io do ai due pretendenti alla poltrona numero uno d'Italia. Si facciano sentire, siamo tutti in attesa di sentire che cosa pensano al riguardo. Giulietto Chiesa per PandoraTV.it.